Da anni il mondo dei costruttori sta vivendo, come molti settori, la crisi che c'è nel nostro paese. Può spiegarci cosa chiedete alla politica italiana per rilanciare questo settore? Ma siamo arrivati al punto di riconoscibilità, cioè non riusciamo più a fare le opere pubbliche in cui siamo stati i maestri nel mondo negli anni 60. Non riusciamo più nei tempi, nei costi, tutto sembra molto diventato difficile, e prima di tutto è una ragione economica, cioè nel senso che c'è, non la più importante, ma c'è questa ragione economica. La spesa pubblica in questi anni di crisi si è ridotta di circa il 50%, e quindi la spesa anche per i lavori pubblici, e lo vediamo come sono ridotte molte nostre città, purtroppo anche sul piano della manutenzione ordinaria, i corsi d'acqua, le esondazioni e tutti i rischi, anche le nostre scuole. Dall'altra, sono continuate ad aumentare le spese correnti nonostante tutti i patti di stabilità degli enti locali. Allora, la prima cosa che chiediamo è che finalmente si inverta la tendenza e si faccia un'operazione di ritornare a investire nelle opere utili che servono, in quelle di manutenzione prima di tutto, con un grande piano di piccole opere sulle quali, devo dire, stiamo collaborando col governo e che speriamo parta al più presto. Poi c'è un problema. Ci sono tanti problemi e ci si torna sempre a cambiare le leggi, perché dice, quando non funzionano le cose si fa una nuova legge. Ora, questo è giusto, ma fino a un certo punto, nel senso che non è la soluzione della legge, ma bisogna andare a vedere anche i comportamenti dei soggetti interessati, e quindi siamo adesso con l'occasione della legge europea che praticamente ci suggerisce i principi da seguire nella nuova legge sulle opere pubbliche. In definitiva accogliamola, siamo contenti di queste indicazioni, ma la cosa principale è semplificare, cioè noi abbiamo per ogni articolo di legge sui lavori pubblici troppe complicazioni, troppe aggiunte, è diventato difficile comprenderlo, quindi una grande opera di semplificazione. E ci sono pochi punti da mettere in chiaro: uno è quello della progettazione, cioè di far bene i progetti, ma di consentire anche all'impresa, se i progetti sono fatti male, di poter alzare la mano e chiederne la correzione, cosa che oggi non si può fare. Secondo, i metodi di gara, e noi siamo contenti che nelle nuove direttive accolte dal nostro governo e passate al Senato proprio in questi giorni c'è la possibilità di fare elenchi di commissari quando c'è un progetto su un'opera pubblica da definire, elenchi di commissari tra cui scegliere per fare la commissione, ed è un passo avanti enorme rispetto al passato, o sistemi di gara che rendono più oggettivo il risultato. E poi ancora è importante molto il fatto che si ritorni ai controlli, cioè al controllo, cioè l'ingegnere dell'amministrazione pubblica deve essere responsabilizzato su che cosa? Sui tempi e sui costi dell'opera che fa. Invece oggi è soggetto a un sacco di responsabilità ulteriori che ne complicano l'attività, lo ingessano, gli mettono preoccupazioni, invece di ritornare a essere misurato il suo operato solo sui tempi e sui costi e sulla qualità dell'opera fatta. Possiamo riuscire in questo cambiamento epocale? Io direi di sì, perché dobbiamo completare delle opere pubbliche, il paese sta degradando, se non ci riusciamo a dare questa spinta e questa reazione, di fronte c'è un peggioramento ancora ulteriore che non so immaginare, perché siamo già arrivati a un punto di non ritorno da questo punto di vista. E quindi dall'altra parte l'ANCE cosa può offrire per risollevare, certo, l'economia dello paese? Certo, l'ANCE potrebbe fare tantissimo, perché 1 miliardo investito nelle opere pubbliche produce 17.000 posti di lavoro, e sia su questo fronte sia sul fronte di una ripresa del mercato della casa, secondo me questa è la spinta decisiva alla ripartenza dell'economia interna del paese. Quindi molto possono fare le imprese di costruzioni, e le imprese di costruzioni devono fornire qualità ovviamente nel lavoro, devono anche, noi abbiamo varato un codice etico rispetto ai nostri associati, che è una grande novità, che va a esaminare i comportamenti dei nostri associati e a rischio di allontanare anche chi eventualmente non si comporta bene, quindi c'è un'eticità che ritorna al centro dell'attività imprenditoriale. Ma poi c'è naturalmente la qualità del risultato, e anche spostare il contenzioso che è diventato troppo frequente con le amministrazioni sui lavori pubblici, riportarla a una sua fisiologicità, e soprattutto anche una proposta molto forte che facciamo di discuterlo alla fine del lavoro, quindi uno prima svolge il lavoro
e poi ridiscute il contenzioso. Sembrano queste cose che ho detto malamente e velocemente poco importanti, ma sono secondo noi i punti centrali di una riforma che insieme alle risorse messe potrebbe dare grande fiducia, perché se il Paese vede finalmente che si mantengono le strade, si rimettono a posto i corsi d'acqua, si completano le opere, si fanno le opere utili e non quelle inutili, forse probabilmente ritornerebbe a credere con facilità in un futuro migliore. Lo dicono anche i sociologi, che vedere una città ben tenuta, una manutenzione che c'è, le opere pubbliche fatte bene, aiuta molto il senso complessivo di fiducia. Grazie.